Tutti possono essere spregevoli. Ognuno di noi porta con sé un crimine commesso o un crimine che l'anima gli chiede di commettere. Il criminale è un artista creativo. Il detective è solo un critico. Il crimine e il vizio sono le due corna del diavolo. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Io sono Ari e con questa mia prima rubrica voglio approfondire con voi degli artisti di nicchia che trovo personalmente meravigliosi. Prima di farlo, però, volevo nuovamente ringraziare tutti quelli che hanno commentato e condiviso il mio primo video. Ho avuto una risposta davvero pazzesca e mi avete dato un sacco di consigli e spunti per il futuro. Let's begin! Let's begin! Let's begin! Se la scorsa volta vi ho parlato dell'atmosfera sognante, fiabesca, medievale di Kai Nielsen, in questo video il tono si trasforma nella fumosa penombra a ritmo jazz di Jack Vetriano. Fra frivole passeggiate lungo il mare e lussuose stanze d'albergo piene di segreti, si respira forte e chiaro il profumo dei figli del proibizionismo. I protagonisti di questi quadri sono gangster galanti, politici corrotti, femme fatale e escort d'alto borgo, magistralmente rappresentati dal chiaroscuro di Vetriano e dai suoi tre colori preferiti: il rosso, il bianco e il nero. Come nella tecnica dei macchiaioli, la sua pittura è corposa, illuminata dall'alto come nei film noir più famosi di sempre. Nelle sue pennellate c'è Marion Cotillard in Nemico pubblico. C'è Mia Wallace di Pulp Fiction. C'è Scarface. C'è Chinatown. Ciò che adoro di Vetriano è il modo in cui dipinge il romantico e lo circonda del malaffare. Ogni sguardo è uno slancio di passione in un silenzio pericoloso. C'è spensieratezza, c'è drammaticità, c'è angoscia e c'è noia. Nella raccolta Fetish Prince, in particolare, le camere d'albergo sono il culmine della ricerca psicologica dei personaggi, dove si riversano le loro perversioni, insicurezze e morbosità. In ogni scena aleggia la tensione, la pretesa di una superiorità su chiunque altro e la consapevolezza che la vita dei gangster è breve e indimenticabile. Se avete voglia di approfondire ulteriormente le opere di Jack Vetriano, sappiate che qui in descrizione ci sono dei link di Amazon dei suoi libri. Come sempre, se siamo riusciti a incuriosirvi, complimenti a Jack Vetriano e pat pat a me. Oltre a questo, in descrizione trovate il link dei miei social e del mio blog di magliette fatte a mano da me. Se avete consigli e domande, scrivetemeli qui sotto nei commenti. Ricordatevi di condividere questo video,
di mettere mi piace se vi è piaciuto e di iscrivervi al mio canale. Fatemi sapere cosa vi piace, cosa cambiereste e di chi vorreste sentir parlare nei prossimi episodi. Ci vediamo al prossimo video.